La storia di Patrizia Mirigliani, famosa per essere la patron di Miss Italia, è un racconto di coraggio e amore materno che ha commosso il pubblico. Nel 2011, Patrizia si è trovata di fronte a una decisione difficile: denunciare suo figlio Nicola Pisu per salvarlo dalla tossicodipendenza. Questo gesto estremo è stato motivato dall'amore e dalla preoccupazione per il benessere di Nicola. Nicola, ora 35enne, ha affrontato un lungo e tortuoso percorso verso la disintossicazione. Dopo anni trascorsi in diverse comunità terapeutiche, la sua lotta contro la droga è stato un viaggio pieno di alti e bassi. Patrizia ha raccontato di come inizialmente avesse attribuito i comportamenti strani di Nicola all'adolescenza, fino a quando un'amica le ha aperto gli occhi sulla verità. Da quel momento la vita di entrambi è radicalmente cambiata. La decisione di denunciare Nicola non è stata presa alla leggera. Patrizia ha descritto quel periodo come un vero inferno, in cui ha dovuto affrontare la tossicodipendenza del figlio, la perdita del padre e la sua personale battaglia contro un tumore al seno. La denuncia è stata vista come un atto di salvezza, un modo per cercare di riportare Nicola sulla retta via. Oggi, dopo anni di lotta, Nicola ha trovato la forza di ricominciare. Patrizia ha condiviso che il figlio ha acquisito maggiore consapevolezza e ha iniziato a costruire relazioni sane. La sua partecipazione al Grande Fratello VIP nel 2021 è stata un passo importante per la sua reintegrazione nella società. Patrizia ha espresso con orgoglio che Nicola ha trovato una donna speciale e sta facendo progressi che non vedeva da 20 anni. La commozione di Patrizia durante l'intervista ha testimoniato il profondo legame tra madre e figlio